Amici di Vivi Mazzara, buonasera e benvenuti a questo ennesimo appuntamento dell'intervista a cuore aperto. Ciao Vito Ballatore, nostro gradito ospite. Non ti vedevo sui social e nei media un paio di anni e ci tenevo davvero ad averti qui con me stasera. Allora, innanzitutto il ringraziamento va a voi, fratelli Cambisi, per sempre la professionalità e per l'impegno e per l'amore che rivolgete e indirizzate a questa nostra bella città. Sì, effettivamente io non ho fatto più politica da quando è avvenuta la elezione del sindaco attuale. Ma non per una scelta personale, perché effettivamente non c'è stato più quel continuo dialogo che il sindaco aveva con il sottoscritto, è morto e è finito, e quindi da questo punto di vista la politica che faccio io è eventualmente sentire, ascoltare, vedere, guardarmi attorno e girare gli occhi attorno alle cose della città che per fortuna non sono più belle come quelle di una volta. Vito, così tu mi parti in quarta, come si suol dire, no? Tu hai fatto cenno alla parola dialogo, sicuramente con una D maiuscola, perché ha un grande significato, un dialogo che tu hai avuto con l'attuale sindaco. Sì, Ma di che dialogo politico parliamo, se di mezzo ci sta il civismo? il dialogo era un dialogo cercato e voluto soprattutto dal sindaco, il quale si precipitava dopo la chiusura dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Marsala per venirmi a trovare. Io allo stato attuale ero ancora assessore della Giunta Cristaldi per avere un contatto e per avere dei consigli, proprio per un dialogo, ma la mia risposta era semplicemente una, è stata sempre, fin quando io sono assessore di Nicola Cristaldi la mia posizione è sempre questa, è ferma. Se da conoscente o amico vuoi dialogare, vuoi parlare con me, la mia disponibilità c'è sempre. Poi questo è finito. L'unica cosa che all'epoca gli ho chiesto è di avere un posto in una delle sue liste per mettere una candidata che è diventata consigliere. Gli impegni che non dico che erano state richieste dal sottoscritto, ma gli impegni che eventualmente si potevano incominciare a mantenere a esserci non sono saltati, non sono esistiti, e quindi io a questo punto questa amministrazione la seguo da molto lontano. Quanto esterni ha un significato molto importante, perché non sei il primo ospite che parla di impegni non mantenuti. Abbiamo avuto qua Siamo Mazzara, che in merito ha esternato, diciamo, la propria disapprovazione per non aver mantenuto accordi durante la campagna Ma Vero, elettorale o prima che questa iniziasse. la mia non è né rabbia né delusione, è semplicemente una constatazione. Mi segui? Quindi una cosa è finita, non è che io tenevo eventualmente e tanto a che il sindaco si ricordasse di me subito dopo la sua elezione. Questa è una cosa che succede nella politica. Normalmente si riconoscono meriti e demeriti, e quindi la persona che è nelle condizioni di poter governare si deve ricordare esattamente di chi merita e di chi non merita, ma con tutto ciò lui fa il sindaco della nostra città nel modo così come lo sta facendo. Sicuramente non lo condivido, e anzi devo dire che il personaggio Quinci io lo reputavo una persona fortunata. Ed era fortunata fino a quando lui è rimasto direttore dell'Agenzia delle Entrate. E lo sai perché io? Perché non lo conosceva nessuno. Ora, diventando sindaco, la sua fortuna è finita, perché parecchia gente, dai cittadini, lo conoscono. E quindi capiscono esattamente con chi abbiamo a che fare. Tutti abbiamo a che fare con questo sindaco che, devo dirti, non ha limiti. Riesce ad abbracciare, a coinvolgere i partiti, ideologie da una parte all'altra senza nessun contegno, senza nessuna possibilità di sapere esattamente lì dove si deve fermare o lì deve, dove può continuare. Allora, io noto in te non rabbia, No, assolutamente. ma grande delusione. Sì. Una delusione
che ti avvolge e che tu forse non avresti mai esternato mediaticamente se io non ti avrei detto di venire qui in trasmissione a Vivi Mazzara. Se tu non avessi insistito, io sicuramente non sarei seduto qui nel vostro bel studio a dialogare e a scambiare quattro chiacchiere piacevolmente con te. Ma la tua presenza serve sicuramente a cercare di voler fare chiarezza, soprattutto a chiarire la tua posizione, perché tu hai fatto la campagna elettorale per Salvatore Quinci. Sì. Ti sei schierato, sì, pubblicamente. Sì. Ogni cosa. Non hai giocato la tua partita all'ombra. No, ogni cosa ha un limite. Non è che effettivamente le cose bisogna continuare. Ma cosa ti aspettavi da questo tuo accordo con il sindaco? C'è quello che scriveva. Cosa è venuto a mancare, secondo te? La politica, il saper governare, l'efficienza e la capacità di poter governare una città come Mazzara. Noi sicuramente non siamo andati avanti, abbiamo fatto passi indietro. L'unica cosa che io sento dire ancora oggi, sento sbandierare dai suoi assessori, dallo stesso sindaco, dell'eredità che noi gli abbiamo lasciato. Io gli ho lasciato, rappresentando l'amministrazione Cristaldi, l'agenda urbana. Ecco, questa amministrazione non fa altro che parlare dell'agenda urbana. Sono inizialmente 17 milioni che erano stati destinati alla città di Mazzara del Vallo, ora c'è stato ultimamente qualche anno fa c'è stato un taglio, siamo arrivati a 15 milioni, e tutte le cose che attualmente si stanno facendo, che fra tantissime sono 7, 8, 9 progetti, se io non ricordo male. Aspetta, se tu mi parli di agenda urbana, io sono costretto ad aprire il cassetto. Apriamo, vediamo cosa fa. Cioè di solito in certe trasmissioni, ecco, vediamo cosa riusciamo a trovare. No, la fascia di sindaco non serve qua. La fascia di sindaco la può portare uno solo. Ma hai avuto tu l'onore di portarla in qualche occasione? Il rappresentante con delega. Scusate, da parte di Cristaldi, sì. Ma mi è uscita a casaccio, io non la volevo uscire. No. Ti ricorda qualcosa questa fascia di sindaco? Mi ricorda questo, che ho rappresentato Mazzara lì dove era possibile con la delega di Cristaldi per quanto riguarda l'agenda urbana, l'area vasta, l'associazione turistica della Sicilia occidentale, la commissione toponomastica, però non senza mettere la fascia. La fascia si mette semplicemente in occasione proprio di impegnativo. Non so chi l'ha messa qua, guarda un po' questa fascia, l'ha convinto ad esternare queste cose. Non è fascia che si porta, questa è una fascia che bisogna portarla con tanto dignità e avere l'onore di averla addosso, e tutti non siamo capaci sicuramente di farlo. Ah, a volte dice che la fascia manda dei messaggi anche attraverso i media, io l'ho presa a casaccio, non sapevo che c'era la fascia, che io in diverse occasioni è uscito fuori dal cassetto quando ho percepito delle intercettazioni di Radio Politica per qualche candidatura a sindaco, ma io stasera il sindaco in questa trasmissione non te lo faccio fare, magari in qualche altra trasmissione proveremo anche a mettere la fascia per vedere come ti sta. Certo, quella più larga tu l'hai indossato e ti stava bene, sai? Comunque, a parte questo, se foglietti questo non ti interessa, abbiamo un'altra gamma del satiro, questo non interessa. Qua c'è un foglietto, ecco, volevo Comune di Mazzara del Vallo, progetti di finanziamento, area vasta, agenda urbana. No, urbana. Guarda, la do in mano a te. L'agenda urbana prevedeva tantissimi progetti. Uno che fra tutte altre cose già si trova ad avere un progetto a finanziamento. È semplicemente il progetto per la digitalizzazione dei servizi e integrazione con i sistemi esistenti. Questo di qua addirittura si potrà andare a fare il bando quando prima. Tutti gli altri sono tutti in attesa di finanziamento, il decreto. Tieni presente che in questo c'è anche la famosa salvaguardia dell'erosione costiera e protezione del lungomare San Vito. C'è, parecchi parlano di un ponte ciclo pedonabile che Mazzara dovrebbe avere.
Ecco, questo fa parte Non dell'agenda. parecchio, ne ha parlato qui il sindaco Quinci, l'assessore Vincenzo Giacalone. Questo fa parte dell'agenda urbana fatta dall'amministrazione Cristaldi, dove in tutte le riunioni ero sempre presente io, tenendo sempre presente che il capofila dei cinque comuni, 4/5 comuni che fanno parte dell'agenda urbana, è il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Siamo in uno stato avanzato e questo fa parte dell'eredità che noi abbiamo lasciato. Poi se mi chiedi cosa di nuovo ha fatto questa amministrazione per la città, la mia risposta non posso dare. Guarda, tu in questo momento stai facendo il conduttore e l'ospite. Fatti la domanda e datti la risposta. Ma questo di notte lo dobbiamo fare, quando inizia la trasmissione con quel tuo collega, non ricordo come si chiama. Sì, sì, l'ho capito. Poi, l'ho capito. Cose, con Marzullo, no? Sì, Marzullo. Con Marzullo. Poi c'è stato qualche monellino sì. che ha fatto anche una dichiarazione dicendo il comune di Mazara del Vallo non ha mai partecipato all'area vasta. Questo monello l'ha detto. Questo monello l'ha detto in questa trasmissione o no? Questo monello l'ha detto in una, non mi ricordo dove, ma devo dirti che l'ho sentito personalmente. E questo monello è il sindaco, perché Mazara del Vallo fa parte dell'area vasta fin dal primo giorno in cui si è costituita. Bastava che lui avesse domandato a un suo componente del suo stesso staff, ti faccio pure il nome e cognome, si chiama Francesco Sciacchitano, che personalmente mi ha accompagnato a Marsala e io ero seduto vicino a lui, parlando con tutti gli altri sindaci, che da Cefalù sino ad Agrigento, eravamo tutti presenti, ma Zara ha fatto parte dell'area vasta. Ci sono pure i video di queste cose, e non si dicono le bugie, perché non è giusto, diciamole le cose per come stanno. Questa è tutta eredità che noi abbiamo lasciato, e io l'unica cosa che auguro a questa amministrazione è che effettivamente possano portare a compimento una parte delle cose che noi gli abbiamo lasciato. Noi abbiamo lasciato tante cose. Gli abbiamo lasciato una commissione toponomastica, che effettivamente devo dirti che nessuno prima di arrivare all'ultima commissione aveva dato mai importanza. La commissione toponomastica ha un valore che io ritengo che è molto significativo, perché dà la possibilità di conoscere la storia, le tradizioni di questa città. Ebbene, il sindaco di Mazara ad oggi non ha costituito la commissione toponomastica, si dice per risparmiare. Una commissione toponomastica viene a costare in un anno da 3 a 4 mila euro, pagando i componenti della commissione, tranne il sindaco e il suo delegato. Questo è quello che costa. Però abbiamo un primato con il sindaco Quinci a Mazara. Il primato è che nessun sindaco si era mai avvalso, è un suo diritto perché la legge lo prevede, perché in una città fino a 250.000 abitanti puoi nominare 3 esperti, nessun sindaco prima di lui si era avvalso della collaborazione di 3 esperti che costano mediamente da 20 a 30.000 euro l'anno. Lui ne ha 3. Poi tutti i consulenti, che sicuramente sono a titolo gratuito, ma oneroso nel momento in cui affrontano delle spese. Queste sono le cose che ci circondano. Ecco per quale motivo tu mi dicevi che posso essere contento io di questa amministrazione. Vedendo queste cose, sapendo quello di avere lasciato e di come abbiamo operato per cercare di portare avanti questa città, quando avvengono queste cose, e poi sei costretto a fare un confronto, sei costretto a vedere esattamente la differenza fra ieri, oggi, e purtroppo bisogna guardare anche al domani, e sicuramente il domani, così come si stanno presentando e così come si comportano, sicuramente non è roseo. Vito, guarda, io prima di offrirti qualcosa del nostro buffet, no? Sai che è bello ogni tanto con gli ospiti, sì, offriamo o la caramellina, o beviamo, eccetera. Ti va di aprire il cassetto e prendere qualcosa che trovi a casaccio? Così, apri il cassetto, prendi un oggetto e vediamo l'ispirazione che ti viene.
Apro io il cassetto. C'è una sì, ho l'onore per la prima volta di far aprire il cassetto al mio gradito ospite. Prendi quello che ti capita davanti e dimmi la tua esternazione, un paragone. O lo puoi anche posare. Poco fa hai messo fuori la fascia tricolore, la più importante fascia che possa esistere nel nostro paese. Qui mi riporti nella mia Toscana a Collodi con Pinocchio, ma io non saprei cosa dirti io di Pinocchio. Pinocchio è un oggetto che spesso viene raffigurato in questa trasmissione. Sì, Pinocchio è uno che è una favola che dà la possibilità di far sognare, e poi alla fine Pinocchio, che tante bugie ha detto e tanto naso lungo ha detto, diventa un bravo bambino. Saremo sicuri di avere anche noi un bravo bambino domani a Mazara? E questo è un dubbio. Questo è un interrogativo che lasciamo sicuramente a chi ci sta guardando in questo momento. Secondo te questo burattino può fare parte di questa trasmissione? Ha un ruolo importante? No, considerando la tua e la mia presenza, questo burattino non può stare qui. Allora togliamolo. Sì. Togliamolo. Che differenze hai trovato tra l'amministrazione di cui tu hai egregiamente far parte, cioè quella del sindaco Cristaldi, e questi primi 2 anni della giunta Quinci 1 prima e Quinci bis dopo? Ma sai, il confronto non ricordiamo può... quali erano le tue deleghe con il sindaco Cristaldi. Io avevo la delega con il consiglio comunale, avevo la delega alle politiche comunitarie, e avevo la delega all'innovazione tecnologica, e poi tutte le deleghe che dava il sindaco per rappresentarlo, come dicevo, all'area vasta e nella commissione toponomastica, tra tutte altre cose. Poco fa mi sono dimenticato di dirti che grazie ai componenti anche della commissione è riuscito a fare un libro che si chiama Innamorarsi di Mazara, ed è una cosa che abbiamo volutamente portato. Ecco, dicevo la differenza degli anni delle cose. Guardate dove io l'avevo pronto. Ballatore, l'avevo pronto questo libro, Innamorarsi di Mazara. Innamorarsi di Mazara. Soprattutto per i giovani, o per noi non più giovani, per fare un tuffo nel passato, conoscere esattamente le cose che ci circondano, una strada perché porta quel nome, le tradizioni, le usanze e il centro storico, anche se si fa riferimento a precedenti scrittori storici della nostra città. Ecco, io una cosa che volevo dire, che anche se tu non me la chiedi, ecco, io avevo quest'anno, mi aspettavo nel centenario della... No, adesso te la chiedo, aspetta, c'è il caffè, certo caffè. Che ti chiedo. Io stavo guardando la bellezza del libro mentre tu parlavi, io con la mente viaggiavo nell'antica Mazara. Ancora oggi ci sono delle cose che io non conosco. Sai che bella questa opera, no? Più che Piazza Santa Teresa, via Niccolò Tortorici, spiega le motivazioni. È fantastico. Questo si collega anche alla toponomastica? Questo sì. È semplicemente frutto della commissione toponomastica. Hai visto? Della commissione toponomastica, che io ho avuto l'onore di presiedere, ma con la grandissima collaborazione da parte dei componenti della commissione, che con tanto amore e abnegazione si sono spesi per portare a compimento questo libro, che abbiamo regalato ai cittadini e a disposizione dei cittadini di Mazara, dei turisti soprattutto, che non conoscono Mazara. È un testo guida più che un libro. Vatti, alla fine ci hai messo qua commissione toponomastica. Ecco, allora speriamo magari... che il sindaco fa la nomina a questa commissione. Esatto, speriamo questo. Intanto gradisci un caffè, non ti dico una camomilla perché non sei arrabbiato, no. Il ginseng non ti serve perché sei già in forma, per cui che dici, un caffè per rilassarci? Prendiamo un caffè, lo prendi con lo zucchero, senza zucchero, sei dolce, amaro stasera? Diciamo normale, ossia senza zucchero. Normale. Allora, ma come ti aspettavi Mazara? Il centenario? Non aspetta. Mazara nel festeggiare consagra, nel ricordare consagra illustre cittadino di Mazara che dietro il suo testamento
ha lasciato detto: non voglio essere seppellito nella mia città natia, ma bensì nella città delle mie grandi opere, Gibellina. Con grande dispiacere devo dire che Consagra ha avuto ragione a lasciare queste ultime sue volontà, perché Mazara è stata una matrigna nei confronti dell'illustre scultore di fama internazionale. Io non sono un intenditore di arte e di scultura. Quando si è parlato e il maestro voleva installare e ha presentato il progetto della famosa quinta in Piazza della Repubblica, ti premetto, io non sono in grado di dirti se era una cosa bella o una cosa brutta, però sono in condizione di dirti che era una cosa unica al mondo, che avrebbe fatto venire da tutte le parti del mondo gente a conoscere l'opera di Consagra. Io mi sono permesso, grazie alla sempre commissione toponomastica, visto e considerato che la compagna del maestro Consagra mi aveva, in una corrispondenza, mi aveva proibito addirittura di intitolare una strada al maestro Consagra. C'è addirittura... A condizione, sì, certo, è tutta documentazione epistolare, tutta conservata. La condizione era che si doveva prima restaurare la prima opera di Consagra che è stata fatta a Mazara in piazza Mocarta. Segui? Dopo fatto questo, potevo eventualmente intitolare una strada al maestro. Allora, siccome la fama è tanta e così grande del maestro Consagra che non occorre avere il consenso da parte della compagna, noi ci siamo permessi di intitolare la passeggiata a Consagra. Pochi molto probabilmente fanno caso, perché quando si passeggia lì dove c'è il parco giochi per i bambini sul lungomare San Vito, tutta questa passeggiata porta un nome, si chiama passeggiata Consagra. Un'altra cosa che all'epoca, ed io ritengo che sia doveroso, rispettoso nei confronti del maestro, portare a termine e restaurare gli uomini che escono dal mare in piazza Mocarta. Io non so se questa amministrazione è nelle condizioni o avrà la capacità di fare questo restauro. Però attenzione, l'assessore Abbagnato, scusami, mi ha parlato qui di questo restauro che dovrebbe iniziare quanto prima. Però io mi auguro, e io non credo, io credo semplicemente, spero che qualche privato di buona volontà, di grande capacità e di grande amore che versa verso questa città possa metterci le mani e finalmente restaurare la statua di Consagra, il primo monumento che il maestro ha regalato alla sua città. Ha ragione. Ma perché questo astio che c'è stato della famiglia Consagra con la città di Mazara del Vallo? Innanzitutto grazie di essere venuto, gradisci il nostro caffè? Sì, lo riesco con piacere. Avevamo già concordato che avremmo preso il caffè. Ma non ti aspettavi in quale tazzina? Sono le tazzine le tazzine che rispecchiano la città di Mazara, il sole. Tazzine, no? Le tazzine sono di un altro maestro. Passiamo da un maestro. Un maestro che tu hai avuto il piacere di associare nella tua esperienza istituzionale nella nostra città di Mazara, no? Sì, ma. No, aspetta, non posare subito la tazzina. Quello non è un messaggio politico. No. Io devo dirti che il sindaco Cristaldi l'abbiamo conosciuto per 10 anni. I primi 5 anni sicuramente sono stata una botta di quella che ha dato alla città facendola risvegliare. E poi negli ultimi 5 anni abbiamo continuato a marciare, andare avanti. Però effettivamente le cose, ci guardavamo attorno e vedevamo una città cambiata. Oggi cambiate meglio. Oggi io questo non lo vedo, non vedo più una città cambiata in meglio, io vedo una città che languisce, una città che ha problemi, una città che è l'unica cosa che sento dire sempre sono i proclami. Ancora si deve passare all'escavazione del portocanale e non so quante 7-8 proclami ho sentito fare da parte di questa amministrazione con l'assessore Tizio, con l'assessore Caio, a braccetto, con la fascia o senza fascia, fare tutte queste cose. Da tenere presente che ancora... Quando si parla ancora oggi di
di escavazione del porto sono rimasti 800.000 euro dell'amministrazione Cristaldi che lui aveva, Cristaldi aveva ottenuto all'epoca dal ministero quando era deputato di 2.200.000 euro e ne sono rimasti 800.000 euro. Quindi fin quando non ci sarà il presidente della regione Musumeci che firmerà un decreto di un finanziamento di 10, 15, 20 milioni, questo porto canale è favola. Non saremo nelle condizioni mai di vederlo come il Tamigi dove sono ritornati a vivere pesci. E sarà sempre questo. Addirittura c'è in certi punti la profondità del canale al centro sfiora sia noi un metro. Ormai siamo una città. Una città che vive male, Piero. Vive male perché occorre capacità, voglia. E non tante chiacchiere, parole, ma ci vogliono semplicemente fatti. Ora vediamo, questo si parla del traghetto di Pantelleria, dirò nel momento in cui... Un traghetto è venuto a fare la prova dell'attracco, dico, non è detto che sia quel traghetto che collegherà no, Pantelleria, perché ho l'impressione che sia troppo grande, e qui è venuto vuoto e già la melma fuoriuscita dal porto canale, per cui ci vorrà sicuramente un traghetto più piccolo e fare una prova possibilmente con tutte le macchine dentro, perché se arriva vuoto è normale che ti sta a galla, no? Ma vuoto per quanto è arrivato, che era bellissimo vederlo, anche se era vecchio il traghetto, no? Dico, sì. Però si vedeva che alzava insomma, la fanghiglia. Quando io questo tratto che entrerà in funzione, dirò un grazie al sindaco di Pantelleria, perché so che questa grande iniziativa è una voglia, ce l'ha e spinge tanto sull'acceleratore il sindaco di Pantelleria. Noi qua ci siamo aggregati, pur essendo Mazara città di 52.000 abitanti, una volta facciamo parte dei famosi 100 comuni più virtuosi d'Italia. Ne abbiamo parlato in trasmissione. La prima città per la pesca. E ora tutte queste cose sono semplicemente ricordi che le possiamo, forse trovando della documentazione cartacea a casa, rileggerla e vedere esattamente come eravamo prima e come siamo ora. Mi ricordo che era il periodo, se non erro, della giunta Bocina. Sì, sindaco comune, è stato lui personalmente a ritirare dalle mani di Crackers l'attestato che riconosceva a Mazara di fare parte di questi primi 100 comuni d'Italia. Tra l'altro è avvenuto a Roma l'incontro di cui tu parli, ricordo vagamente, ero più piccolo. Andato a Roma il sindaco Bocina a ritirare la dichiarazione che Mazara faceva parte dei 100 comuni d'Italia più virtuosi. E questo... secondo te adesso in che classifica è Mazara? Ma io non però so. Puoi pensare anche. No, io so contare fino a 10.000, poi di più di là non so andare. Che risposta, sei molto adatto alla trasmissione, conosci questa? Sì, è una cosa antica. Cosa molto antica. Quando si andava alla partita e con l'auricolare si ascoltava. Allora tu ti intendi di arte, poc'anzi hai detto che non ti intendevi di arte, allora, non è vero, perché io so che tu sei un illustre conoscitore di cose e fatti, di arte e scultura. Attento che vicino a te, sulla tua destra, ce n'è una molto importante, che ti può anche dare ispirazione e illuminazione, che è il satiro danzante, visto? Non sono io la scultura, è lui il satiro. E allora, lì forse avrei anche delle cose da dire. Radio Politica ha delle intercettazioni, ma non è detto che a volte azzecca. Stranamente, i fatti danno sempre ragione a questa radiolina antica, non ha batterie, piena di polvere, non funziona nemmeno se metti l'alimentatore, sai, non funziona. Però azzecca tutte cose. E torno alla trasmissione, lei è un'attrice di questa trasmissione, la radio, no? Mentre gli attori sono due, le tazzine che ci permette di incontrarci cordialmente. Radio Politica sostiene che probabilmente non ti dispiacerebbe fare un passo indietro e riprovare un amore istituzionale, quello che tu hai interrotto durante l'ultima legislatura del sindaco Cristaldi. Rimpiangi
il sindaco Cristaldi ad oggi? Aspetta, non mi rispondere subito. Intanto la risposta che si dà in trasmissione è sì o no. Dopodiché abbassiamo l'antenna e tu fai le premesse, quello che vuoi fare. So che stai riflettendo, sì, perché ti sto portato indietro nel tempo. Vito. L'amministrazione del sindaco Cristaldi è una cosa che effettivamente è un piacevolissimo ricordo, e ritornare nuovamente, ma avendo avendo nella voglia e la forza, anche perché gli anni passano per tutti, e noi sicuramente non andiamo a diminuirci negli anni, ma aumentano di anno in anno, ritornare nuovamente a fare politica è una cosa piaceva, una cosa che tu hai nel sangue, ma non per forza devi andare ad occupare di posti di responsabilità. Tu devi sapere che ho iniziato a fare politica con la buonanima di mio zio Saro, l'avvocato Ballatore, storico avvocato Ballatore, Democrazia Cristiana, quando ancora si andava in giro con le macchine ad annunziare comizi. Io con i pantaloncini corti ero in una di quelle macchine, dicendo a correte al comizio che si terrà il giorno tutto, parlerà l'avvocato Ballatore, eccetera, eccetera. Poi, crescendo, ho attraversato e intrapreso un'altra strada, Partito Socialista, e da lì non mi sono più mosso. E ancora oggi, se tu mi chiedi se sono socialista, la mia risposta è sì, però... Perché tu sei un uomo di ideologia, però, cioè quello che non esiste più una oggi. Una confidenza devo fartela, Piero. Da quando hanno mandato Bettino Craxi, l'unico delinquente, a morire ad Hammamet, io non ho votato più a sinistra. E poi, ma perché poi l'hanno rimpianto a Bettino Craxi? Perché hanno capito che effettivamente dovevano condannare il sistema, non dovevano condannare l'uomo. Era il sistema che andava male, erano tutti coinvolti in quella storia. Io voglio capire se devo abbassare l'antenna della radio o no, perché in effetti dentro di te sento che ci sarebbe nostalgia di ritornare nella politica con la P maiuscola, quella che non viviamo oggi, per cui questo apprezzamento per Nicola Cristaldi c'è. Questo apprezzamento per Nicola Cristaldi, dire, i fatti sono quelli che ci ho fatto per 5 anni. In base ai fatti, abbassiamo l'antenna. No, tu l'abbassi, io non lo posso prendere. Se mi intercetto un'altra notizia, grazie. I primi 5 anni di amministrazione Cristaldi, chi ti parla? Era all'opposizione, i primi 5 anni. Nel secondo mandato, Nicola Cristaldi, il primo che ha chiamato e ha designato assessore, sono stato io. Motivo ci deve essere, perché non è che la politica si fa di opposizione semplicemente perché tu devi contrastare senza motivo, ma devi portare avanti determinate linee, determinati argomenti con determinate soluzioni, che diversamente non ha senso. Cristaldi ha chiamato me per primo per far parte della sua giunta e fare l'assessore. Non posso dirti io di Cristaldi rispetto al sindaco attuale, perché la differenza la notiamo tutti, giriamo per le strade. Ma non sarebbe il caso di aspettare altri 3 anni che finisca la legislatura Quinci per vedere questo sindaco dove potrà arrivare e cosa potrà portare a termine? Dobbiamo aspettare 3 anni, come hai detto tu. Aspettando 3 anni poi vedremo cosa succederà dopo il terzo anno e un giorno di questa sindacatura. Abbiamo visto due giunte. L'ultima è stata quella che ha fatto chiacchierare moltissimo, no? Poco fa ho fatto un passaggio. Ti ho detto che questo è un sindaco che non ha limiti. Ciò significa che si potranno verificare altri rimpasti secondo più avanti me, nella giunta? Secondo me tutto può avvenire con questo sindaco. Non mi meraviglierei di niente. Niente. Ma il sindaco ha detto che arrivato a un certo punto bisogna guardare il bene comune e non i colori dei partiti, per cui se alla regione abbiamo un mazzarese assessore alla pesca, adesso ne abbiamo uno allora, anche a Mazara, una delega che non c'era da tempo, assessore alla pesca, che significa? E a Roma che c'è un passo in avanti. E a Roma prima non avevamo un ministro, non abbiamo attualmente il ministro mazzarese, deputato mazzarese di 5 Stelle, perché non c'è stata questa operazione? Invece di fermarci a Palermo, perché non andavamo a Roma? Ma secondo te sarà redditizio per la città questi nuovi assessori collegati con Palermo, anzi l'assessore di Mazara alla pesca collegato con Palermo alla pesca? Se la pesca non la sviluppiamo ora,
quando si potrà sviluppare. Abbiamo un'istituzione importante alla regione, sì. Collegata con la giunta diciamo di Mazara. Questo è l'augurio che il mazarese, soprattutto il settore della marineria di Mazara, auspica, si augura, ma dalle parole bisogna aspettare i fatti. Quindi io non sono in condizione di dirti cosa faranno. Non si sa, non lo so. Questa è la realtà delle cose. Aspettate. Pensi che ci sia stato un grande ribaltone interno in quello che è stato il programma iniziale del sindaco? No, il programma iniziale. Perché il sindaco sostiene che sta rispettando il suo programma elettorale. Esatto, non facendo niente, per logico che si rispetta. La cosa più bella del mondo è rispetto e come ti ricordi? Si dice sempre che c'è, oltre al piano annuale delle opere pubbliche, c'è il piano triennale delle opere pubbliche ed è definito il libro dei sogni. Questo programma è un programma dei sogni. Quindi il sindaco, in poche parole, sta facendo tutto sulla carta. Vedremo esattamente alcuni fatti, quello che porterà avanti. Attualmente le cose che stanno facendo sono l'eredità che abbiamo lasciato. Intanto qui nel piano delle opere pubbliche, sì. Parliamo dunque via libera della giunta al piano triennale delle opere pubbliche a Mazara, nel piano annuale 2021 opere previste per circa 30 milioni di euro, opere previste per circa 30 milioni di euro nel piano annuale 2021 delle opere. Ecco qui, se vuoi ti passo anche i tuoi occhiali. Ho scritto tutte queste cose. Hai visto? Vediamo esattamente quello che succederà. Io mi auguro, non 30 milioni, 60 milioni le deve spendere. Ma non solo, per la prima volta una dichiarazione anche dell'assessore Giacomo Mauro, che ha eguagliato la stessa dichiarazione del sindaco, la giunta approva il bilancio di previsione 2021-2023, che poi dovrà arrivare in consiglio comunale. Si dice che per la prima volta dopo tantissimi anni è stato approvato prima del tempo il bilancio di previsione 2021-2023. Tu che sei stato assessore, smentisci o no le dichiarazioni dell'amministrazione comunale? Come faccio io a dirtelo? Qua c'è il comunicato stampa, parliamo con le carte. Parliamo con le carte. Tu sei un avvocato, progetto per la mi insegni questo. Il progetto per la costruzione della piscina comunale da ubicare all'interno dell'area di pertenenza, eccetera, eccetera, dove si va a fare un mutuo di 3 milioni e rotte. Poi eventualmente per andare a mettere in funzione la piscina comunale occorre eventualmente avere tutti gli operai, gli impiegati che vanno a finire là dentro. Dove sono tutte queste cose? Quanto ci vuole a scrivere un foglio di carta, Piero? Quando qua si parla di progetto esecutivo per la ristrutturazione della rete fognaria cittadina... No, perdona, questo è un comunicato che ti interessa molto. Io ti passo i tuoi occhiali perché voglio che guardi avvocato con attenzione. Ecco, un avvocato parla sempre con le carte, sì. No? E io ti ho portato le carte. Ristrutturazione della rete fognaria cittadina del lungomare piazzale, quindi al depuratore comunale centrale. E cosa c'è di nuovo? Perché che cosa c'è di nuovo? Tu ne eri informato? Veniva da lontano? Via da lontano. Progetto completamente dell'impianto di depurazione dei reflui civili comunali. Si parla della copertura esattamente della vasca che ci sono. E questo se ne parlava già da prima. E viene da lontano. Ma così come oggi si parla di queste cose dicendo che vengono dall'amministrazione precedente, così dall'amministrazione precedente Cristaldi, c'erano cose che venivano dalla Magadino. Ma bisogna avere il coraggio. Ora, ultimamente l'ultima cosa che ho letto è che effettivamente, per quale motivo c'è la pista, avevo considerato nell'agenda urbana la pista ciclopedonabile, perché avevamo ottenuto anche un finanziamento di 470.000 euro, che ora sono passati a 360.000 euro, per un parcheggio al trasmalzo, andare alla tonnerella, e quindi aveva una logica la pista ciclopedonabile, no togliere la chiatta, che non si sa per quale motivo è stata tolta. Sì. La pista ciclopedonabile significava che la gente che veniva da tonnerella poteva parcheggiare la macchina lì e si trovava a passare dalla scala delle Poverelle a via Segesta, mi sembra una cosa del genere, come si chiama, non mi ricordo esattamente, che è il tratto più corto del fiume, si trovava direttamente nel centro storico. Tutte queste cose sono state tutte scritte, tutte cose fatte. Facciamole, che le possano fare. Mi auguro di vedere un giorno queste cose prima che finisce questa sindacatura e dire sì, hanno fatto questo, è stato bravo. Allo stato attuale non sono in condizione di poterlo dire. Allo stato attuale io non vedo niente. Mi auguro
che portano a compimento questa eredità che abbiamo lasciato. Ecco, e sul bilancio di previsione 2021 e 2023, che si dice, vuoi cercare qualche altro appunto nel piano delle opere pubbliche? No, no, puoi anche cercare. Progetto del lavoro di stimolazione e riduzione delle salme. No, dietro c'è il foglio bianco, non c'è più scritto il foglio. Anche perché parliamo di 30 milioni, cosa vuoi trovare con 30 milioni? Questo invece... 414.000 euro per la sistemazione di un'area da adibire a parcheggio per il quartiere di Donnarella, quello che ti dicevo io, ma questa nel 2018 l'amministrazione cristiana l'ha ottenuta. Politiche comunitarie con la collaborazione dell'assessorato all'urbanistica si è fatta. Ora si sta facendo, c'è il bando. Dov'è il teatro all'aperto? Dov'è? Dov'è l'acquario? Non dico l'acquario di Genova, ma anche la vasca o la gebbia, come si suol dire, con quattro pesci che la gente passava con le vetrate, vedeva la ciglia o la tinga. I pesci del Mediterraneo, che poi sai che... E lì doveva nuovamente essere rifatto immediatamente i bagni comunali, tutto come prima, uno status quo, tutto che l'hanno. E tu mi domande, come fai questa domanda? Come lo faccio? Intanto l'acquario... Questa amministrazione non lo farà. No, ma come il teatro all'aperto, quello che doveva essere fatto dietro lo stadio comunale, con progetto già esecutivo, non si fa. Perché la logica è distruggere esattamente le cose che ho trovato. E non si fanno più queste cose. E questa politica... Ma perché distruggere? Per cercare... Distruggere nel senso di non farlo. Che politica è questa? E tu mi dici, capisci il motivo per cui uno non si sente emarginato, si mette di lato, guarda le cose e dice, va, dove stiamo andando? Ma questa giunta non sta nella politica, l'ha sempre detto. E che significa? Sta nel civismo. Ma questa ma che giunta... cos'è il suo civismo? Cioè, non lo conosco. È quello che la città ha votato, che ha premiato. È cambiamento. Ma te l'ho detto. Quello che hai votato tu. La fortuna te l'ho detto. E che ora sei pentito. Ti ho detto quella fortuna. Ma c'è stato qualche altra persona che qua ha detto io ho votato questa amministrazione, però mi sono pentito. Un consigliere comunale con il mio contributo, modestissimo, è riuscito ad andare in aula. Segui. Consigliere comunale, non soltanto io l'ho votato. Il mio modestissimo contributo, 10 voti, 20 voti, quelle che sono, è stato eletto ed è consigliere comunale. Che senso ha dire facciamo un rimpasto perché ormai gli obiettivi sono stati raggiunti? Se gli obiettivi sono stati raggiunti, per quale motivo deve allargare questa giunta o deve pigliare altri scienziati che vanno a fare questa cosa? Continua con le persone che effettivamente ti stanno dando soddisfazione, caro Pietro. Del bilancio, sì, sì, dammi le opere pubbliche che poi mi servono queste. Allora, comunque tu non hai visto 30 milioni perché altri 10 milioni l'avevo nell'altro ma foglio. Ma ce ne saranno di più anche se c'erano 50 milioni. No, e invece sull'approvazione del bilancio di previsione anzitempo non succedeva da tanti anni. Bellissimo, va bene, si può fare. Bene, se riescono a farlo mi fa piacere. No, normalmente il bilancio si votava sempre al momento prima di Natale. Ora loro lo fanno bene. Vuoi vedere un po' di numeri di bilancio se metti gli occhiali? Ricordo che un avvocato legge le carte e noi ovviamente gliele stiamo fornendo perché parliamo sempre con dati. Ma tu consideri che su 114 milioni ci sono per esempio 50 milioni di spese correnti, 32 milioni in conto capitale, poi ci sono i prestiti, poi si deve chiudere, anticipare la chiusura dell'anticipazione della tesoreria, sono altri 20 milioni. Dove sono? È un bilancio come tutti gli altri che si va avanti. Poi con altre cose, questo Mazzarese. Un bilancio. No, noi mettiamolo Mazzarese, qua. Noi Mazzarese. In quante paghiamo le tasse? Questo non per dare colpa all'amministrazione. Ma se effettivamente una buona parte dei cittadini Mazzarese, degli utenti, non pagano le tasse. Questi soldi, come devono rientrare? Questi servizi, come si devono dare? Questo è stato di fatto da sempre, non da ora. Perché non è che mentre quando c'era il cristallo, c'era Bello, c'era Magardino, tutti pagavano le tasse, tante volte sembravano ancora di meno.
Però quest'anno c'è stata la pandemia, c'è la crisi. E la pandemia, l'anno scorso bisogna avere un po' di comprensione. L'anno scorso ci fu la pandemia, la prima volta che fu eletto, e perché fu eletto Belangelo Angelini non si è potuto fare niente. Ogni anno ce n'è uno. E va bene, Vito, purtroppo no, con la pandemia non c'è niente. Anche se c'eri sindaco tu, la pandemia non è che cambia la città, pure a Mazzara arrivava. La stessa cosa, senza dubbio. Però dico, dunque, secondo te è un sindaco senza attenuanti così, perdonami. No, l'attenuante c'ha la pandemia, però limiti tutte le cose ci sono. Ma tu dimmi una cosa, come mai il sindaco? Io prima, una domanda che mi sono posto, però ho trovato risposta. Allora faccio Gigi Marzullo, fatti la domanda e datti la risposta. Perfetto, e lo faccio. Allora, girandomi io con amici fraterni miei, compagni di scuola dell'attuale sindaco, che una ventina di persone che l'hanno votato, oggi queste 20 persone che prima hanno votato questo sindaco sono diventate 50 che non lo voterebbero più. Come si spiegano queste cose? Te la faccio io la domanda. No, il conduttore sono io, tu mi dai la risposta. Allora cambiamo il ruolo. Come si spiegano queste cose? Come si spiega? Non lo so, che quelle 20 persone, 20 persone, le motivazioni di quelle 20 persone per cui dicono che non voteranno più il sindaco Quincy, quali sono? Ma dovremmo chiederlo a loro. Insoddisfatto. Né tu lo chiedi a me, né io lo chiedo a te. Io l'ho chiesto. E che ti hanno detto? Insoddisfatto, no, per favore, non me ne parlare più. E invece di 20, ora sono diventati 50. E tu gli hai detto che il sindaco è da 2 anni qua e che ancora bisogna aspettare 3 anni. Purtroppo glielo ho detto che bisogna aspettare altri 3 anni. Immagino la risposta quale sarà stata. Comunque Vito, guarda, come ti trovi qui in studio? A casa di amici. Gradisci qualcosa di bere? No. Possiamo un amaraverno lo prendiamo? No. Un amaretto? No, un limoncello? Assolutamente. La vostra presenza, la vostra amicizia è più significativa. No, l'incontro cordiale è bellissimo stasera e sono contento perché la gente ti ha rivisto e ha riscontrato quel Vito ballatore che ha lasciato 2 anni fa con tanta voglia di amore per la sua città, tanta voglia soprattutto istituzionale. Però percepisco che dentro di te quella voglia istituzionale manca. Non è che manca la voglia c'è istituzionale, manca. Allo stato attuale... Di nostalgia ne abbiamo parlato con Radio Politica, in genere. Allo stato attuale non è che manca la voglia di fare politica. Attualmente ti dico io che è un non senso fare politica. Anche perché con cosa ti vai a scontrare, visto e considerato che quello che attualmente ci circonda, quello che oggi ci governa, attualmente è in questa situazione. Cosa vai a fare? A me come tanti altri che da 50 anni e più facciamo politica o in prima fila o in seconda o in terza fila, quello che è. Non ci può essere nessuno che può dire ma tu la politica non la vuoi fare più. Non c'è nessuno che lo può venire a chiedere. Perché fa parte ormai del nostro DNA. Ormai questa è una cosa che è senza aberrazione, senza esagerazione, senza esasperazione. E questa è la politica, è parte del nostro organismo, parte del nostro DNA, caro Piero. La vecchia politica sarebbe da insegnamento ai nuovi ruoli istituzionali, alla nuova classe che ci amministra? Siamo in conclusione. Sicuramente sì, Piero. C'è la possibilità di avere e di dipendere insegnamente dalla vecchia politica, ma la politica è quella con la P maiuscola, segui? Non la politica ultima di questi ultimi decenni, questo no. Però occorre la voglia e la volontà di seguirla, di apprendere, di studiare, di conoscerla, di approfondirla. E allora sì che ha un senso fare passi indietro con i ricordi e pensare come la politica si faceva una volta. Io non so a chi stai dando uno schiaffo, ma l'hai già dato. No, attraverso questa battuta. Uno schiaffo non ne do perché non... No, uno schiaffo morale. No, cioè, non è uno schiaffo morale. Vito, guarda, chiudiamo noi di solito la trasmissione con 2 momenti. Uno è questo di cui ti sto parlando. Sai, il nostro ospite, davanti all'obiettivo gestito da Emanuele Campisi, ha la possibilità
di esternare qualcosa che ha dimenticato durante l'arco di questo nostro incontro mediatico, oppure di rivolgersi a qualcuno, a una persona, e dire il suo pensiero e dire un messaggio, dire qualcosa. Fai, se gradisci parlare con una persona, fai nome e cognome e non mi guardare. No, no. Che cosa è successo? No, ti sei emozionato? Un attimo, dico io. No, no, no. Beh, noi siamo una trasmissione anticonformista. Allora, no, no, no. E scegli il nome, non guardare me, volevo dire, guarda l'obiettivo. Il nome si chiama Cittadini di Mazara del Vallo, ai quali io mi rivolgo, ai quali io mando in occasione dell'avvicinarsi della Santa Pasqua i miei più sentiti, affettuosi auguri, i miei più caldi voti augurali per una santa e serena Pasqua, e che la prossima Pasqua sicuramente non possa essere e viverla nelle condizioni in cui la stiamo vivendo ora. Questo è il migliore, il miglior finale che io posso dedicare a questa bella trasmissione. Tanti auguri a tutti voi e buona Pasqua. Vito, mi sei sembrato il Presidente della Repubblica in questa circostanza. Come minimo. È bello fare gli auguri, eccetera. Ma sono convinto che oltre a questo messaggio d'amore che hai mandato, no? D'amore pasquale, sì. Tu avresti voluto dire qualcos'altro. No, no, basta, ho già detto. Ho già detto parecchio. Allora, ci riserviamo in un'altra puntata la rimanenza delle cose che avresti voluto dire. Sì, ce ne saranno altre cose da dire. Vuoi chiudere? Capisco che siamo sotto le feste, ma se c'è da dichiarare qualcosa siamo qui. Anche perché poi chi ci vuole smentire o replicare può venire in studio. Ah, ma questo senz'altro. Ne diamo la possibilità. Le cose che ho detto mi sembra di assolutamente. Che hanno avuto un senso e sono scritte... E la carta è stata imbrattata dall'inghiostro delle cose che ho detto, quindi se c'è qualcuno che vuole venire a smentire, che lo faccia, però deve venire senza carta, semplicemente con la fantasia. E non solo, deve prendere il caffè, perché sai, a volte il caffè qualcuno non l'ha gradito in questa trasmissione e qualcuno addirittura per prendere il caffè si è portata la tazzina di porcellana da casa. Mi riferisco a Vincenzo Calafato, che mi ha detto: intanto io bevo sulla tazzina di porcellana che ho portato da casa, chissà, magari più avanti potrò bere il caffè in quella tazzina bella colorata che abbiamo qui in studio. Ma anche, non parlo di Vincenzo Calafato, per carità, no? Che ognuno è libero di fare quello che vuole, ma una cosa che bisogna dire e tenere sempre presente è che non bisogna dire mai. Non si sa mai. Qui Gatta Cicova, ma ti scopriremo più avanti strada facendo. Natale Campisi, allora, entra in studio perché c'hai in mano sempre il finale della trasmissione. Io a secondo il personaggio scelgo l'omaggio che il gruppo Campisi dà in occasione della Santa Pasqua, e avere qua in mezzo a noi il nostro e soprattutto mio amico di grande battaglia che abbiamo sostenuto insieme con il nostro gruppo quando io facevo politica, un nostro leader, che non voglio dire, ma la gente lo sa chi è il nostro leader, per cui voglio regalare un libro che si chiama Il bello della città, fatto da Salvatore Giacalone, l'ultimo lavoro che ha fatto lui, che parla della nostra città, con delle monografie di Roberto Rubino, per cui te ne facciamo un omaggio. Io e so che sei un bel cultore, dato che tu a noi hai donato quei libri famosi che noi nel 2019 abbiamo portato ed esposto alla BIT di Milano febbraio 2019. Innamorarsi di Mazara. Anche io, leggendo quel libro, ho intercettato delle cose che non sapevo. E che l'augurio è che possiamo continuare sempre ad innamorarci sempre di più della nostra città. Grazie Vito. Grazie a voi. Grazie al nostro gradito ospite, l'avvocato Vito Ballatore, che ringraziamo. Chissà, magari ci vedremo più avanti in qualche altra puntata. Sicuramente con piacere. Grazie Vito, buonasera a tutti. Buonasera.